Ciao ragazze, ciao ragazzi, finalmente un video e lo inizio truccata, incredibile ma vero. Se sentite qualcuno che chiacchiera è Gattodammer che è esattamente qua che mi fissa mentre filmo, quindi è un po' strano per questo gatto che mi fissa. Ciao vero Dammer. Sì, amore mio, signore piccolo. Oggi voglio fare questo video per parlarvi del nostro matrimonio, di come mi sento e è un po' l'ultimo aggiornamento ufficiale prima del matrimonio, perché ormai mancano tipo 3 settimane e mezzo e meno di un mese, perché è il 26 di agosto e oggi siamo il 28 luglio, quindi il countdown è, non voglio dire che ufficialmente iniziato perché quello già è iniziato ad ottobre scorso quando Tomas me l'ha chiesto, però adesso siamo veramente agli sgoccioli e comincia veramente a sentirsi la tensione. Allora, voglio parlarvi un po' di come mi sento anche in questo video, ovviamente vi darò un sacco di novità, vi farò vedere torta, vi darò più news su tutto, sulle bomboniere eccetera, però voglio anche parlare in questo video di come mi sento, perché intanto mi chiedete se sono emozionata, come sto, allora a parte che ho una ciglia che sta cadendo, allora sono super 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 emozionata, ma sono anche contenta e al contempo ci sono talmente tante cose da organizzare che non vedo l'ora che sia finito per avere del tempo libero, nel senso che cioè in qualsiasi momento libero bisogna cercare, organizzare, andare a ordinare e roba, cioè tutto per il matrimonio, quindi veramente non vedo l'ora che arrivi quel giorno, sia perché sono felice, non vedo l'ora di indossare il mio splendido vestito, non vedo l'ora che sia quel giorno, letteralmente, e anche per vedere cioè tutto quello che noi abbiamo organizzato. Non sappiamo in realtà se abbiamo organizzato bene o no, nel senso, pensiamo di sì, siamo convinti di sì, ovviamente, però fino a quando non arriva quel giorno io non so come sarà, cioè se sarà come me lo immagino, non lo so. Cioè, ragazze che vi siete già sposate, vi prego scrivetemelo poi quel giorno come vi siete sentite. Ho cercato dei video online, Dammer non è d'accordo, voi è d'accordo? Sì. E ho cercato dei video online e tutte davano un sacco di consigli. Allora quel giorno dovete ricordarvi questo, dovete ricordarvi quello, e io non credo di essere in grado quel giorno di ricordarmi, cioè devo ricordarmi di camminare piano fino all'altare, devo ricordarmi di prendere tutte le cose che devo, tipo il bouquet devo averlo già quando salgo in macchina, devo ricordarmi di mettere, di portare il velo davanti e poi di camminare piano, devo ricordarmi di sedermi in un certo modo perché il vestito ovviamente, cioè poi può succedere un casino quando mi siedo perché il mio vestito è molto ampio e molto importante, quindi devo ricordarmi talmente tante cose che io spero davvero di essere in grado di ricordarmi tutte quelle cose, probabilmente qualcosa me la dimenticherò, ma andrà bene così, l'importante è essere felici e passare una bella giornata, spero davvero che sia, non voglio dire tutto perfetto, ma che tutto vada bene. Quindi sì, sono molto emozionata, sono felice e spero di aver organizzato tutto bene, spero che insomma tutto vada bene. News, oggi ho ordinato la torta, quindi sono molto molto felice per la torta, vi metterò magari una fottina qui di una torta simile, non è esattamente così perché cambierà un po' la sistemazione e cambierà il colore, perché questa che vi farò vedere è tipo aranciata, la nostra sarà ovviamente da bianco a rosa perché il tema è appunto bianco e rosa, ma sarà fatta di cioccolato bianco con un ripieno di lampone, l'abbiamo trovata come volevamo noi e sarà molto molto bella. Il cake topper è l'unica cosa che dobbiamo ancora decidere, se mettere anche noi i nostri nomi sulla torta oppure se metterci i classici sposini. Sarei più propensa verso i classici sposini, anche Tomas credo, perché sono, secondo me è bello poi conservarli, boh, non lo so, però dobbiamo trovarne un paio che siano simili a noi, quindi voglio avere una sposina che abbia il mio vestito, quindi non è facilissimo il nostro colore di capelli, quindi voglio vedere su Etsy, magari consigliatemi voi, ne ho visto qualcuno anche ovviamente nei vari negozi, però secondo me magari ordinarlo online si riesce a trovare, si riesce ad avere più scelta e quindi a trovare il la coppia di sposini giusta, ma ripeto, forse metteremo i nomi, quindi non lo so. Ieri ho comprato i confetti, ovviamente sono bianchi, ma sono a forma di cuoricino, rigorosamente il cioccolato, sono buonissimi. E poi vicino ci saranno, ho comprato anche delle, sono tipo delle piccole sfere rosa cipria metallizzate, quindi sono perfettamente in tema. Quindi nelle bomboniere ci saranno appunto, ci saranno questi sacchetti bianchi in raso e all'interno ci saranno questi cuoricini bianchi con le perline rosa, anche le perline sono
sono commestibile, ci tengo a sottolineare, sono anche molto buone, ovviamente abbiamo assaggiato sia confetti che perline. E quindi questo, le bomboniere saranno appunto le nostre jewel candle colore marshmallow, quindi è tipo un rosa cipria, però l'etichetta non è quella della candela marshmallow, ma è l'etichetta della True Love, quindi sull'etichetta rosa sulla candela rosa cipria ci sarà l'etichetta che forma appunto un cuore così, e sotto c'è scritto True Love. Siamo molto molto felici perché appunto in ogni candela c'è un anello in argento con certificazione, e il valore può arrivare fino a 250 euro di ogni anello, quindi sono contenta perché ogni ospite riceverà appunto questo bellissimo regalo, oltre naturalmente ad avere la candela che è un profumo buonissimo. E vicino appunto ci sarà il sacchettino con i confetti, con le perline. Sono molto molto felice, secondo me uscirà una cosa molto carina. Appunto, ho ordinato anche i fiori, tra l'altro, sia tutto l'ambaradam per la macchina, sia la composizione floreale che avremo io e Tomas nel nostro tavolo, perché noi avremo un tavolo solo per noi, per gli sposi, quindi avremo una bellissima composizione. Ci saranno anche ovviamente i testimoni, maschio per Tomas, femmina per me, quindi la mia testimone avrà un bracciale che riporterà appunto i colori bianco e rosa così, e poi invece il testimone avrà la bottoniera. Insomma, ovviamente Tomas ne avrà una più importante, quindi credo proprio di aver fatto tutto. Ci manca veramente solo il cake topper e poi i documenti per la chiesa, perché dobbiamo solo portare i certificati di battesimo e farci fare tipo un documento, non ho capito, ma quello insomma è l'ultima cosa, e poi tutto il resto è finito. Dobbiamo soltanto assemblare le bomboniere, quindi mettere i confetti nei sacchetti e chiudere. È l'unica cosa che manca ancora, ma abbiamo già ordinato, arriva la prossima settimana, sono i tipo i nastrini per chiudere il sacchettino. Ecco, questo è tutto. Ci tengo anche a sottolineare che il vestito che vedete nell'anteprima del video, che credo metterò uno dei vestiti che ho provato, uno degli abiti che ho provato, non sarà quello che poi ho scelto. Mi dispiace non avervi fatto vedere appunto oltre a un piccolo angolino del vestito su Instagram, quindi quello potete andare a vederlo, però a parte quello non voglio svelare niente fino appunto al giorno del nostro matrimonio e fino a quando caricherò il video del nostro matrimonio. Voglio che lì possiate vedere il vestito, quando naturalmente lo vedrà anche Tomas, perché ovviamente è un top secret anche per lui. Quindi Tomas ha preso l'abito, è un bellissimo completo di Armani, super elegante, grigio scuro, come per tradizione gli sta benissimo, quindi sono super super felice. Anche le scarpe che ha preso sono splendide, quelle le ha prese da Prada, quello siamo andati a vederlo assieme. Le mie scarpe invece sto ancora aspettando che l'atelier, perché ho un atelier che mi sta creando delle scarpe su misura in abbinamento all'abito, e quindi sto aspettando che mi arrivino dall'atelier per provarle, vedere se ci sono altri accorgimenti, altre modifiche che dobbiamo fare oppure no, quindi anche quello è sistemato. Sto parlando a mille all'ora davvero, ed è probabilmente tutto confusionario, ma perché sono molto emozionata in questo video, potete immaginare. Quindi sì, devo ancora, l'unica cosa, vedere la pettinatura, quello devo ancora andare, sapete già che sarà Goran Wheeler qua a Trieste ad occuparsene, però dobbiamo ancora, ma quello è appunto l'ultima cosa, insomma siamo già d'accordo su tutto quanto. Il fotografo, anche qui volevo dirvi che dopo ma lo sapete già, dopo la brutta esperienza del fotografo che ci ha tipo tirato pacco due mesi prima, ne abbiamo trovato un'altra e sono molto più felice con lei che con quello prima, quindi non tutto il male viene per nuocere molto spesso, quindi sono felice perché adesso sono tranquilla perché lei è bravissima, quindi sono molto felice. Abbiamo veramente veramente preparato tutto. L'unica cosa che manca è appunto il cake topper, la pettinatura, ma appunto queste sono tranquilla. Non sembra, ma sono tranquilla perché so che abbiamo fatto praticamente tutto. Oggi sono molto felice perché ho ordinato la torta, che stava diventando un problema perché la prima pasticceria non voleva portarcela fino al ristorante perché tutti erano in ferie, ok, ho capito che è agosto, però cioè io come la porto una torta di 12 kg e 4 piani fino al ristorante è un po' impossibile. Poi un'altra pasticceria siamo andati, ma tipo facevano, loro fanno torte solo, non faccio nomi, ma loro fanno torte solo quadrate, solo bavaresi, solo col pan di Spagna, come vogliono loro, cioè non si può cambiare niente, praticamente tu vai lì e ordini una torta nuziale già pronta, poi puoi scegliere solo il colore esterno, ma il gusto,
certe forma, scelgono tutto loro, quindi anche lì abbiamo scartato, ma oggi ho finalmente trovato la torta che volevamo, quindi super 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 happy. Altra cosa che vi volevo dire è sul cuscinetto per gli anelli, perché noi alla fine ci siamo organizzati, abbiamo preso la seta per fare il cuscinetto e poi ho visto che tantissime di voi nei commenti mi dicevano: guarda che il cuscinetto di solito te lo dà l'atelier, guarda che di solito, e poi mi sono informata e effettivamente atelier me ci darà il cuscinetto per le fedi, che è incordinato l'abito. Sono molto molto felice perché avrò tutto incordinato, e quindi la seta l'abbiamo presa per niente e la teniamo tipo, non lo so, per quando avremo un bimbo, per un battesimo, non lo so, però abbiamo questa seta che non c'entrerà adesso nulla, ma il cuscinetto anche quello l'ho già deciso, sarà bellissimo bellissimo bellissimo, sono molto felice. Non posso farvi vedere il cuscinetto perché se vi faccio vedere il cuscinetto poi vedete il pizzo di cui è fatto e poi potrete risalire al vestito, quindi non ve lo faccio vedere solo per questo, altrimenti ve l'avrei fatto vedere. Tutto il resto è fatto, quindi io, cioè, vi giuro, sono appunto, sono emozionata, sono felice, sono elettrizzata, allo stesso tempo non vedo l'ora che arrivi quella giornata per passarla. Spero di riuscire a passarla senza preoccuparmi costantemente di tutto, perché io sono molto perfezionista e mi preoccupo per qualsiasi cosa. E siccome quel giorno, ovviamente, io ho molti sponsor il giorno del mio matrimonio, quindi quel giorno devo assicurarmi che tutto sia sistemato, che tutto vada bene, che... Quindi non è facilissimo, spero quel giorno di riuscire a non pensare, tra virgolette, al lavoro, di non preoccuparmi troppo, ma di godermi quella giornata e poi rivedermi in video e sapere che ero tranquilla, questo spero. Comunque, ripeto, tutto, tutto il matrimonio, tutto, tutto la cena, tutto, tutto, tutto sarà su YouTube. Ovviamente dovrete darmi il tempo dopo il matrimonio di fare il montaggio, di raccogliere tutto quanto, foto, eccetera, e farvi un intro decente e poi farvi vedere il video del matrimonio, ma voi vedrete tutto, assolutamente, non vi preoccupate. Spero, la cosa che ha iniziato un po' a preoccuparmi è che spero tanto che ci sia bel tempo quel giorno, perché... sì, è il 26 di agosto, però può essere, e non solo Trieste, ovunque può esserci il diluvio. Io spero davvero che non sia così, perché se dovesse piovere tutto è rovinato, perché non possiamo stare sulla terrazza sul mare, dobbiamo stare all'interno, che è comunque una splendida sala, però noi abbiamo scelto questo posto proprio perché vogliamo stare su una terrazza sul mare, quindi se dovesse piovere... oh, mi arrabbierei un sacco. Dicono sposa bagnata, sposa fortunata. Comunque, però vi prego, incrociate le dita per me che quel giorno non piova, vi giuro, neanche una goccia. Cioè, io voglio sole, anche se muoio di caldo, anche se gronderò di sudore, io voglio stare sul mare. E spero davvero che il tempo sia bello, anche se c'è vento, chi se ne frega, l'importante è che, anche se c'è la bora a 160 km/h, l'importante è che il tempo sia bello. Sperate, sperate per, con me, veramente, vi prego. Altra novità che non è proprio legata al matrimonio, ma in un certo senso sì, stiamo cercando casa, non so se già ve l'avevo detto, vorremmo andare a vivere in una casa con, insomma, un po' di giardino, una casa più grande, quindi stiamo molto bene qui in appartamento, ma quello che penso io è di darlo in affitto e poi appunto andare in una casa più grande dove poter costruire una famiglia ed avere più spazio, eccetera, eccetera, e quindi stiamo cercando, in realtà abbiamo trovato una casa e io mi sono innamorata follemente. Non sto qui a dirvi quanto sia bella, ma è la casa dei miei sogni. Manca solo la piscina, ma c'è già il prospetto per costruirla, ma ha una cabina armadio splendida, le stanze, è soleggiata, ha un giardino che è un parco meraviglioso, e quindi sto puntando molto su quella e spero di riuscire in qualche modo ad andarci, perché io quando mi fisso con una cosa è molto molto difficile che riesca a togliermela dalla testa, non è mai successo, quindi sì, spero che dopo il matrimonio possiamo già trasferirci lì, quindi sì, ma insomma questa è proprio una cosa dell'ultimo secondo veramente, perché l'abbiamo vista tipo 3 giorni fa e quindi non è niente di certo, abbiamo fatto un'offerta, ve lo dico, ma è tutto 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 ancora da vedere, quindi però la desidero tantissimo, quindi vedremo, vedremo come andrà. Comunque questo è più o meno tutto, sono molto curiosa di vedere le scarpe che mi arriveranno, più ne parlo più mi sale l'ansia, perché dovete sapere che preparando
le varie cose, eccetera, non ci penso tanto, non mi viene, non mi sale tanto l'ansia. Invece quando inizio a pensare a come mi sento e mi guardo dentro, inizia a salirmi l'ansia, ho tipo paura che succeda qualcosa quel giorno, paura di cadere, inciampare, no, ma abbiamo fatto tutti gli accorgimenti possibili immaginabili, paura che piova, un sacco di roba, ma anche se dovesse piovere comunque sarei felice. E poi ho paura di non fare i documenti in tempo, ma in realtà faremo tutto in tempo. Quindi se mi guardo dentro davvero mi comincia a salire un po', avete presente il magone nello stomaco, perché quando Tomas me l'ha chiesto non ci pensavo tanto, invece adesso che mancano tipo 3 settimane e mezza ci penso davvero tanto, potete immaginare. Quindi è difficile, nel senso che non sono mai stata così tanto emozionata, non sono una persona che si emoziona solitamente, non sono una persona che piange eccetera, ma mi sto emozionando davvero tanto e me la faccio un po' sotto, devo dire la verità, perché è una cosa tipo più grande di me, ma sono super 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 felice, Tomas è super 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 felice, ce lo diciamo sempre che non vediamo l'ora che arrivi il 26 di agosto, che tra l'altro è il nostro secondo anniversario, quindi anche questo ci piace molto, che quel giorno festeggeremo ovviamente il nostro matrimonio, ma anche il nostro secondo anniversario, quindi il 26 di agosto per noi sarà sempre 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 il nostro anniversario, quindi super super felice, devo dirvi la verità, penso di avervi detto tutto, sono super contenta per i confetti, per i fiori e per la torta, che erano 3 cose che mi rimanevano qua, e in 2 giorni ho sistemato tutto, quindi abbiamo torta, abemus confetti, abemus fiori, i fiori saranno, appunto, ve l'ho già detto, ma saranno rose bianche e rose rosa, color carne, stiamo cercando di fare tutto il più simile possibile alla jewel candle in colore marshmallow, quindi di questo rosa un po' cipria, non troppo acceso ma neanche troppo spento, non è facile. Ovviamente la fioraia mi ha detto: guarda, io provo a trovarti delle rose che siano quanto più simili possibili, ma se non sono proprio uguali non uccidermi, e cercherò di non ucciderla, spero che saranno uguali, ma quindi vedremo. E stessa cosa per la torta, avete visto che verrà sfumata nella foto che vi ho fatto vedere, quindi si partirà da una base che poi è finta la base, in realtà la torta è su 3 piani, il quarto è piedistallo che la tiene, quindi sarà base di un rosa un po' più scuro, poi arriveremo ad un rosa un pelino più chiaro, poi ad un rosa ancora un po' più chiaro, e il top, praticamente la punta, la cima, come si dice, l'ultima torta in alto sarà bianca. Ovviamente la pasticcera mi ha spiegato: guarda, che se tu vuoi cioccolato bianco ovviamente non sarà proprio bianco ottico, quindi il cioccolato bianco è presente di che colore è, quindi viene leggermente un po' un colore un po' più verso il crema, però ho acconsentito perché non volevo ricoprire la torta di altri tipo pasta di zucchero o roba del genere, volevo che sia proprio cremosa, volevo che fosse proprio cremosa così, quindi sarà appunto di questo bianco, il bianco del cioccolato bianco se avete presente, e poi andrà a sfumarsi fino ad un rosa appunto un pochino più intenso della candela, quindi sarà tutte queste sfumature, mi piaceva un sacco il fatto di avere una roselline, una sarà a righe, la nostra sarà la base sotto, avrà delle linee, delle righe, poi ci sarà quella sopra con le rose, poi quella sopra ancora sarà liscia e quella sopra ancora avrà tipo dei pallini, tipo delle perline. Mi ha spiegato la pasticcera che un po' di pan di Spagna deve mettercelo, ma che non lo bagnerà, che metterà il minimo di pan di Spagna possibile e molta più crema e molto più lampone, quindi questo sono contenta. Sono contenta che non sarà appunto ricoperta di pasta di zucchero o roba del genere, ma ci sarà appunto la crema, quindi ho assaggiato il ripieno, ho assaggiato, sarà tipo una confettura di lampone, quindi sarà super 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 buona. Oggi sono stata lì, ho assaggiato dei cupcake lì e sono la fine del mondo, e la base del cupcake è praticamente quello che poi loro usano come pan di Spagna, non è proprio pan di Spagna all'interno della torta. Ripeto che anche i confetti sono buonissimi, quindi sono, devo dire, molto soddisfatta di tutto e spero che quel giorno sarà tutto perfetto. Quindi oddio, credo davvero di avervi detto, no, sicuramente quando premo rec poi mi ricorderò di altre 500 cose, però questo è praticamente tutto,
non so come, ma sono dimagrita, tipo quando sono andata a provare il vestito, ho ancora un'altra prova il 2 di agosto e poi il 22 di agosto ho il ritiro, porto proprio a casa il vestito, ma l'ultima prova che ho fatto tipo una decina di giorni fa si sono resi conto che devono stringere un sacco il vestito perché sono dimagrita, non so come, perché non sono stata in dieta, però evidentemente è lo stress, mi dicono tutti che succede ed è successo anche a me, quindi sto tipo perdendo peso, quindi devono ancora regolarmi il vestito, l'hanno stretto parecchio. E quindi sì, questo è quanto. Poi il 2 di agosto prestissimo ho l'ultima prova abito e poi il 22 vado a ritirarlo. Quindi spero vi sia piaciuto questo video chiacchiericcio. Ho dovuto prendere in braccio gatto Denver perché altrimenti non mi lascia in pace. Spero vi sia piaciuto questo video chiacchiericcio, è davvero l'ultimo aggiornamento e poi ci sarà il video del nostro matrimonio, quindi è super emozionante. Intanto vi saluto, vi mando un bacione grande. Gatto Denver, non mandi un bacione grande a chi ci segue, no, il gatto Denver dei bacini solo a me in questo momento. Quindi alla prossima, un bacio grande, ciao.